Ciao Gianluca, complimenti. Ciao. Tanto per la partita. L'avete preparata bene, almeno questo abbiamo visto, soprattutto nel primo tempo. Poi la tua squadra non si è mai data per vinta, c'è stato solo un attimo di smarrimento dopo il 3-1, una prova di pochi minuti. Però la differenza l'hanno fatta la qualità dei singoli. Sì, ma io giro i complimenti ai miei ragazzi perché anche oggi certamente meritavamo una sorte diversa. Abbiamo affrontato la prima della classe e con una grande organizzazione, una grande qualità dei propri calciatori. E ce la siamo venuti a giocare, secondo me, con grande attenzione, con grande applicazione, non snaturando mai quello che è il nostro modo di far calcio, di cercare di giocarci le partite sempre. E i ragazzi sono stati bravi. Dispiace molto per il primo gol e per il terzo gol subito, dove certamente ci abbiamo messo del nostro con due disattenzioni importanti. Sul secondo gol penso sia venuta tutta la qualità di questa squadra fuori, perché hanno fatto un gol importante, tutti su questi 1-2, su questo dai e vai. È una squadra, ripeto, dalla grande qualità. Ma noi, è normale che è difficile, insomma, commentare e analizzare poi certe sconfitte che lasciano l'amaro in bocca. Abbiamo comunque la voglia, il desiderio, la voglia di continuare a lottare, perché siamo ultimi, assolutamente non meritando questa posizione, ma alla fine gli episodi purtroppo ci hanno sempre condizionato. Ma nella prima parte mia di stagione, da quando poi la società mi ha richiamato, i miei ragazzi sono andati sempre oltre. Purtroppo, ripeto, la palla che non è andata dentro, l'ultima palla, è un po' il trend di questa stagione, dove la squadra fa tanto, spende tanto, e gioca tanto e bene secondo me, ma non riusciamo mai a capitalizzare. Come si gestiscono, diciamo, le forze in queste ultime partite, una situazione davvero difficile, no? In cui la squadra è l'ultima, e cosa si dice poi allo spogliatoio anche di una squadra che non vince da 11 partite? Quali sono i punti su cui si... I punti sono la coscienza, il sapere di fare le cose al massimo, il sapere di essere sempre, come dico io, sul pezzo, non mollare di una virgola, perché la Serie B ci ha lasciato anche negli anni scorsi delle belle favole da raccontare. E io ho la fortuna di guidare un gruppo molto maturo, sotto questo punto di vista, che sono certo che fino alla fine combatterà al mio fianco per cercare di arrivare all'obiettivo. Se non dovesse essere così, vuol dire che era un campionato veramente quest'anno storto, e parlo anche e soprattutto da parte della Dea Bendata. Poi, ripeto, i campionati a volte prendono delle pieghe diverse da come meriti o da come vorresti, però noi abbiamo il dovere di andare avanti. Buonasera. Buonasera. Io mi accodo ai complimenti per Alessandro Marina di prima, perché lo chiedevo al mister anche ieri in sede di presentazione della partita. La Quadricelli è una delle pochissime squadre in questo campionato, soprattutto nella parte bassa della classifica, che gioca a calcio e lo fa indistintamente comunque contro tutti gli avversari. Oggi, a differenza magari della trasferta di Bari, è mancato proprio il guizzo finale. Quello che colpisce di questa squadra è che non molla mai, anche quando è sotto di due reti, riesce sempre mentalmente a rimanere in partita. Sì, tornando alla partita di Bari, noi abbiamo avuto una palla importante per andare sullo 0-2 e purtroppo non siamo riusciti a metterla dentro. È la fortuna che le dicevo prima, quella di guidare un gruppo di uomini prima di tutto, di grandi professionisti che hanno sposato in pieno quella che è la mentalità mia e del mio staff, è di giocarci le partite sempre, perché se non fosse stato così questa rosa avrebbe avuto sicuramente molto meno punti di quelli che ha. Io non mollo niente, i miei calciatori lo stesso, è difficile, lo sappiamo, martedì ci giochiamo veramente le residue speranze di restare aggrappati. E dobbiamo fare la partita che abbiamo fatto oggi, senza mollare, con lo spirito giusto, con l'organizzazione giusta. Non abbiamo alternative a tutto ciò. Senti, quando ci sentimmo dopo la partita di andata, eri giustamente entusiasta per aver battuto l'Empoli. Rimani l'ultimo ad aver battuto l'Empoli e ti chiedo che differenza hai trovato tra l'Empoli di Vivarini e quello di Anderson. Ma io stimo molto Vincenzo Vivarini, perché la qualità del gioco, l'organizzazione di gioco si vedeva già allora, insomma, per merito di Vivarini e per la grande qualità di questa squadra.
ho fatto i complimenti ieri al mister Andrea Azzoli perché sono riuscito a migliorare molto con il lavoro, con il tempo, anche una fase difensiva che magari prima concedeva qualcosina, e adesso è veramente diventata una squadra importante. Insomma, io l'ho detto ai miei calciatori quando l'abbiamo preparata, sembra di vedere un po' il Napoli, no? È una squadra che palleggia sempre bene, non butta mai via una palla, una squadra che sa quello che fa in qualsiasi momento della gara, una squadra dalla grande qualità, e soprattutto vedo una cattiveria da parte di tutti i giocatori che è importante, questo grande desiderio di arrivare all'obiettivo, di aver sposato una causa e di portarla fino in fondo. Quindi rinnovo i complimenti all'Empoli per il grande campionato che ha fatto, e a tutti e due gli allenatori, cioè a Vivarini prima e ad Andrea Azzoli dopo.